Immagino che quello che abbiamo visto prima fosse un iPad con cui stavano riprendendo le scene di festa in mezzo al campo. È un po'. Attenzione perché Oddo barbiere come il 2006. Sì, probabilmente gli taglieranno i capelli a lui. A lui, è un po' la legge del contrappasso, no? Lui l'aveva tagliati a Camoranesi anche a Berlino il 9 luglio del 2006 dopo la vittoria dell'Italia all'Olympia Stadium nei calci di rigore contro la Francia. La schiuma da barba se l'è messa in testa e ora per fortuna si libera di quel ciuffo, poi magari può venire anche a sistemare l'acconciatura di Zvon e Boban già che nei paraggi. Comunque è veramente un segno dei tempi, perché abbiamo visto tutti i giocatori subito dopo la vittoria al telefonino nello spogliatoio, ma al telefono da noi invece in collegamento con noi c'è il presidente onorario del Milan, Silvio Berlusconi. La salutiamo, buonasera presidente. Buonasera, grazie. Buonasera presidente. Quali sono le sue impressioni subito a caldo, come ha festeggiato insomma questo 18° scudetto, il 27° titolo, no, dell'era Berlusconi? Un po' abbiamo fatto l'abitudine alle vittorie, però fa sempre molto molto piacere, e quindi io sono in casa tranquillo e ho visto la partita alla televisione e naturalmente abbiamo stappato una bottiglia di champagne. Credo che ce lo meritiamo perché abbiamo fortemente voluto restare protagonisti e ci siamo riusciti, e si sa che non è facile, che anche facendo molti sforzi e investendo massicciamente non è così sicuro di poter arrivare a vincere, e questa volta ce l'abbiamo fatta, una buona stagione, intanto, e siamo ancora in corsa per la Coppa Italia. È in corsa intanto anche Massimo Oddo, non so se lo sta vedendo, sta facendo tutto il giro dell'Olimpico, evidentemente ha fatto qualche fioretto. Noi abbiamo cercato di individuare i giocatori simbolo di questo scudetto, c'è cioè chi dice Ibrahimovic, chi dice Thiago Silva, secondo Zvonimir Boban, che qui di fianco a me con Panucci, invece Allegri l'uomo da copertina, secondo lei chi è? Ma io non sono mai stato così desideroso di fare un nome tra i tanti. Credo che lo scudetto si vinca come squadra e hanno meritato tutti, sono davvero veramente stati tutti all'altezza della situazione, a partire da Biati, ma poi c'è stato Abate che è una vera rivelazione, ottimo il ritorno dei nostri terzini sinistri, Jankulowski e l'altro, e un grande centrocampo, e al centro della difesa due pilastri, Nesta e Thiago Silva, veramente due giocatori straordinari, e poi in avanti Pato e Ibrahimovic, e la squadra ha tenuto anche quando è stata privata per varie cause delle sue tre punte, Ibrahimovic, Pato e anche un certo Pippo Inzaghi, quindi direi che c'è stata una rosa particolarmente ampia che ha consentito alla squadra di fare buoni risultati e di esprimere buon gioco anche nei momenti di grande